scolarizzarsi, stanno a subire tante conseguenze sul lavoro per mantenersi il posto di lavoro. E questa è l'azione istituzionale che ricatta attraverso il lavoro gli stranieri per la loro regolarizzazione attraverso un contratto di lavoro. Non viene ripagato, è stato fatto l'obbligo, ma non il dovere dall'altra parte. Quindi si rivendica questo fatto questa mattina in questa piazza. Poi volevo accennare anche il fatto sulle contrattazioni che ci sono state con questa sanatoria, come se gli immigranti non avessero altre intellettualità da poter fare oltre che da bracciante, colpe varande, apicoltura, agricoltura, i contratti che ci sono stati decretati per poter regolarizzarsi attraverso la sanatoria. Quindi è questo anche un razzismo istituzionale, insomma. Di qui anche diciamo che sul tema delle colpe varanti, questi contratti diciamo che sono veramente contratti, si possono dire, contratti di schiavismo moderno, contratti usa e getta, perché sono talmente, valgono poco. Una donna non può avere una sua dignità, una sua indipendenza con un contratto di lavoro a 4,60 € pagati all'ora. E di qui si deve sempre avvalersi del permesso di soggiorno di famiglia per poter avere una dignità, poter applicare anche una pratica di cittadinanza, perché una donna con quella qualifica, colpe varante, non può essere dignitosamente autonoma e indipendente. Quindi per questo si lotta anche per rivendicare i valori del prezzo valore del lavoro delle colpe varanti. Quindi chiediamo a tutti l'istituzione, all'ispettorato di lavoro ufficiato, a chi si occupa alle persone che si occupano di dare valore al prezzo, valore lavoro di questa categoria lavorativa, di poter dare dignità anche a questa categoria lavorativa. Grazie. Manca un po', pian pianino si muove.